Benvenuti in un nuovo video. Cioè, raga, io non so perché, ma non entriamo più nell'inquadratura. Io, vabbè, per questo video avrò un po' la testa mozzata, ma non ci fate caso. L'importante è vedere la box. Ho ordinato, perché me lo chiederete sicuramente, da Gino, questa sweet box. Quindi, ragazzi, ci sono veramente, Bellissima. mamma mia, tanti tipi di dolci. All'inizio volevo fare una 12 ore, una 24 ore, però ho detto no, facciamo un bel Mac Bag perché secondo me vi piacerà tantissimo. L'ho pagata all'incirca con la spedizione, 26 euro, però Con la raga, sì, consegna. con la consegna. Però raga, è bellissima. Gino non ci ha pagato, ho pagato io, quindi è la prima cosa che voglio dire. Allora, ci sono brownie con sopra penso che sia nocciola, Nocciola. poi vabbè, voi vedete tutto. Poi dei pancake che sono super morbidi, alla vista, mini pancake, con due donuts, una rosa e una al cioccolato. Poi un cinnamon roll, Penso sia sì, cannella. un classico, gli Smarties, le fragole ricoperte di cioccolato Bene. fondente e poi dei cookies americani. E poi vabbè, come salse Buone ci sono nocciola, pistacchio, idee. Quello cioccolato bianco e e penso sia cioccolato bianco e penso fondente. fondente. Ok, cosa vuoi assaggiare? Mini Ok, pancake. vai. Sì, sono belli morbidi Morbidissimi. proprio. Sono carino questo. Io vado col pistacchio. Pure Mamma mia, raga. Io ovviamente risponderemo questo pistacchio pistacchio. alle vostre domande. C'è anche un po' di cannella in questi pancake. La senti il retrogusto di cannella? Io sì. No, ma non penso ci sia la cannella. Secondo me impasto un po' di cannella, sì. No, io un altro me lo mangio. Bianco, ok. Nocciolo. Ma nocciolo è più solida, guarda È qua. pure Infatti questa, guarda. si è fatto pancake, ma non ci piglia la crema. Quel Pensavo ti fosse caduta la crema. più è? No. No, non la riesco a prendere. Andrò. Sì, comunque c'è un po' di cannella nei pancake. Ok, raga. Scusatemi se ogni tanto vedete il verde nei miei occhiali, ma ovviamente Normale. non riesco a non guardare la luce. Allora, andiamo con la prima domanda. Domanda a tua sorella: ti piacerebbe intraprendere il percorso di Giulia? Sì e no, e perché? O comunque un bacione a tutte. In che senso c'è quello che tu fai? Sì. No, perché non sono proprio la persona Tipo adatta. fragola che No, tu non mangerai. no. Mi piace. Guarda, ragazzi, proprio No, comunque no. buone. Io mamma, metto zio. Perché? Sicuro. Toglici il coso. Però è bella. Non l'hai tolto. Vabbè. Che schifo, te lo mangi. Mamma mia, Ok. buono. Ok, come vi sareste vestite oggi se non ci fosse stata la pandemia? No, aspetta, che poi tu mi hai letto vestite. Come vi sareste viste oggi se non ci fosse stata la pandemia? No, questa domanda io non lo so. Comunque, mangia, Non sto almeno. pensando. Provo questo. No, guarda, prova. Sì, prova questo. Allora, raga, guardate qua. Questo con la nocciola. Duro. E beh, tu? Allora, la domanda era... Come ti saresti vista? No. Alla fine uguale, io penso. Sì. Cioè, Sarei non ci uscita di più. penso. No, Sì. Però alla non fine... ti riesci a prendere la nocciola. No, alla fine secondo me niente. Anzi, a me ha aiutato molto questo periodo di quarantena, come ho sempre detto. Mi ha fatto crescere tantissimo, anche lavorativamente. Veramente, ci sono stati tanti sbocchi in questa quarantena e poi mi ha aiutato, come già vi dissi, a capire il mio percorso e proprio a capire me stessa, quindi sì, comunque buonissimo anche. Io non so, no, questi cuori sono Sono buoni. buonissimi. Non saprei cosa rispondere sinceramente perché Rifiuto quello che l'offerta, facevo prima faccio anche adesso, quindi tra virgolette. raga. Non è cambiato. Tua sorella cosa studia? Raga, non mi chiedere a me perché io mi confondo ancora, le disse pure l'altra volta, ma io mi confondo. Io nel mentre mi mangio un brownie. Tecniche erboristiche. Ultimo anno. Ultimo anno.
buono, no? Che poi non so se so brownie. Questo è buonissimo. C'è qualche prodotto, diciamo, categoria healthy che piace anche a tua sorella? Sì, raga, le creme per l'altra volta. Le creme, sì. E qualche barretta, ma... Proprio era raro. Poi, film preferito, adesso, cioè film non siamo tipo da film. Oppure c'è stato quello lì, come si chiama, quello lì con quella ragazza? No, grazie per l'indizio. No, perché non voglio spoilerare, perché se il fatto che noi pensavamo che fossero morti, però già ci spoilerate all'inizio del film. Buonanotte, buonanotte. Ah, raga, io devo in tutto ciò il telecomandino qui. Pensavo fosse quello male. È sempre polizia, comunque agenti segreti film. Ah, che la film, ah, comunque sì. Raga, c'è raffigurata una donna Old nella... Guard. Old Guard, no vabbè, ma come film più penso no serie, cioè, un film senso... Comunque quello, raga, per me è stato quello il film che abbiamo visto bello. Io non mi ricordo i titoli, raga, questo problema, pure quelle ma canzoni. Non penso intendesse un film del momento, un film proprio che preferito. A te piace, che ogni volta che lo guardi, capito? Di solito non guardo mai lo stesso film 50.000 volte. Di solito i cartoni, sì. La sera lei decise in questo momento. Avete visto la serie Bridgerton? Sì, raga, l'abbiamo vista. Avete mai fatto... l'assistenza del pistacchio. È l'unica buona, il pistacchio. Avete mai fatto un viaggio da sole? No. Però sicuramente li dopo no. Però è uno dei nostri... l'anno scorso. Ovviamente sono stata uno dei nostri prossimi obiettivi. Buono questo biscotto. Buono questo brownie. Sicura? Sì. Io non sono un amante del dolce, però... Questa pure abbiamo risposto. No, no, si rompe completamente. Cosa non vi piace delle persone che proprio non riuscite a sopportare? Cioè, io ultimamente odio proprio le persone. Cioè, veramente ci sono alcuni tipi di persone che io andrei fino a casa loro. Approfittatrice. Cioè, mamma mia. Morbidissimo. No, non lo puoi spezzare. No, ma si spezza. Le persone che se ne approfittano. Ma io odio questo tipo di persone. Cioè, io sono una tipa che ti voglio bene, ma anche per quanto riguarda i social, però quando vedo che te ne stai approfittando, io faccio subito la fotografia di una persona, cioè per me proprio ti rispondo quando mi va, cioè proprio non ti calcolo proprio più. E poi se mi trovo a tiro te lo dico pure perché. Ma quelle che le presento che le suntuose. Sì. Buonissimo anche Ick. Comunque questa box alla fine è idea da regalare, da fare a qualche altra persona. Che viaggio vorresti fare insieme? Come posto? Sì, sì. Allora, io sono una persona che non ha una lista, oddio voglio andare lì, voglio andare lì, voglio visitare quello, no. Non ce l'ho questa cosa. Però no, mi piace viaggiare, cioè nel senso che se una persona dice ho preso i biglietti, andiamo. Cioè, pure se è una cosa che dice, non mi piace tanto quel posto, quella... Però no, diciamo, che proprio è bello. Allora, vabbè, quale città vi piacerebbe visitare in Italia? Sicilia. Forza Abruzzo, siete belle, brave, grazie. Sicilia. Sicilia, Puglia, a me Puglia, alla gita di terza media, cioè raga, proprio mi ha rapito il cuore completamente, quindi bella. Però Sicilia, cioè... Sicilia, sì, prima tappa, sicuramente proprio... Poi, credete nel vero amore? Sì. Io vedremo, sì. Raga, quando incontrerò la persona giusta vi parleremo. Io direi di mandare un dono. Vai, ok. Però penso che questo sia un fragola. Prendi tu. Oddio. Mi dà quella idea del Mac. Aspetta, lo divido così poi lo provi pure tu. No, io non lo voglio. Io tutto il mio mangio. No, raga, super morbido. Qua. Wow. Mi sembra tipo la grappa. Mamma mia raga, ma per essa cosa è buonissimo Giulia.
morbidissimo. È stupenda questa box. No, bella. Quanti anni di differenza vi portate? Vi adoro, grazie. Due anni e un giorno. Oh, esatto. Lei il 25 settembre, io il 26 settembre. 99 e 2001. Codice fiscale. Tua sorella è bravissima a truccarsi, complimenti. Grazie. Poi, come si chiama tua sorella? Antonella. Si chiama Antonella. Cosa ti piace di Giulia? Cosa ti piace di tua sorella? Sia fisicamente che caratterialmente. Ma rispondi prima tu perché sono l'ospite. Sono l'ospite. Fisicamente, lo posso dire. Sì, dove dire, tanto siamo in tema fitness. Il sederino. Vabbè, alla fine caratterialmente siamo un po' molto simili. Io sono impulsiva nel riflettivo. Però non la tua impulsività a volte faccio danni. Fai danni. Quindi qual era però la domanda precisa? Cosa? Caratterialmente l'hai detto. No, cosa adori caratterialmente? Adori? Vabbè, la disponibilità è sempre, cerca sempre di accontentarti. Allora, io, perché pure a viceversa, di sicuro come aspetto fisico, il seno, Giulia, io le ciglia. Sì, raga. Le spennate lei. No, raga, ultimamente non so che mi sta succedendo, cioè veramente, boh. Caratterialmente, alla fine caratteri siamo uguali, forse ciò che non, quello che non mi piace caratterialmente è che è cocciuta, raga, tu sei ascendente capricorno, infatti raga, chiami i segni è capricorno, ascendente, Come vi vedrete tra un bel po' di anni tu e Antonella? Progetti comuni futuri, un bacio tesoro, un bacio anche magari, cioè io sarei contentissima. Sì, raga, abbiamo un grande, grande progetto che forse... Speriamo bene. 5 anni, 6 anni, riusciremo a realizzare, speriamo bene. Alla fine sta tutto in lei, è lei che dovrà decidere se fare questo progetto oppure non fare questo progetto. Spacchiamo un rollo. Andiamo. Non so se mi possa piacere, però, Io direi... È morbidissimo. Va bene questo pezzo. Però non ci voglio mettere in mano a coppia, perché? Mamma mia, guarda quanta cannella dentro. No, non mi piacerà, già lo so. Non voglio fare tanti, ma devo farlo sbagliato. No. Quello un po' secco. Io mangio quello lì al pistacchio, ma buono. No, raga, ci ho fatto una macella. Secco. Secco, Quindi tutto il telefono è tutto buono, tranne questo. Felice che ci sarà un video di voi due. Se poteste tornare indietro, cosa cambiereste delle vostre scelte? Niente, no, neanche io niente. Raga, nella vita non bisogna vivere di rimpianti e mai dire in una seconda vita. Infatti, ma che finirà questo lockdown? Cioè, nel senso è finito perché ormai siamo zona gialla, però bisogna sempre fare attenzione. Quindi, appena riusciremo di nuovo a vivere, farò tutto quello che ho detto tanti anni fa e forse in una seconda vita. No, raga, questa cosa non deve esistere più. Marca preferita di vestiti. Io adoro, mi salutate. Ovvio, come si chiama la ragazza? Katia. Vabbè, ciao, Katia, comunque salutiamo a tutti. Un bacione e un abbraccio. Bershka. C'è, ne è tutto capitato. Pure Zara.
Stradivarius. Alla fine. Ma quelli soliti. No, Stradivarius sta all'ultimo posto per me. Cioè, nel senso, Stradivarius è più. Boh, sì, quando entri da Bershka, sicuro te ne esce. Cioè, Bershka e Stradivarius sono due target diversi alla fine, se ci fai caso. Siamo lì, ma sono diversi come target di persone. Da Stradivarius poi trovi pure le cose più per le trentenni, pure più grandi. Cioè, Bershka è più. Spirito giovanile. Allora. E poi ragazzi, sono i video, gli ultimi video, andateli a vedere. Domanda scomoda, Danto. Secondo te Giulia è troppo idealista in amore? Vi adoro. Vabbè, sì, alla fine tutti idealizziamo una persona, però poi, diciamo, nella cosa pratica, sì. No. Cioè, come si dice, può essere bella ma una balla. Poi dipende. No. Cioè, comunque, raga, alla fine, io non ho standard. Dico, no, il mio fidanzato deve essere così, altrimenti no, no, questo no. Però... anche perché ovviamente, bravo, ovviamente deve essere anche un bel ragazzo, perché cioè la prima cosa che noti in un ragazzo, cioè non è che vedi camminare il carattere, vedi camminare la persona, quindi alla fine anche come si pone nel momento in cui si avvicina, anche se è raro oggigiorno che i ragazzi si avvicinano eccetera, cioè è proprio raro, uno su mille ce la fa. Allora, qual è il vostro miglior ricordo di un momento che avete condiviso? La spensieratezza, secondo me, di Ischia, quando andavamo ad Ischia. Cioè, raga, eravamo piccole. Quanti anni potevamo avere? 2007. Perché mi ricordo di no? No, 2007 è possibile, 15 anni. Dici, l'ultima volta che siamo andate? Sì. No, la prima volta che siamo andate, che avevamo la stanza solo per noi. Ok, quindi io avevo 15-16 anni. Quindi io 13. Comunque, raga, sì, troppo bello. Quella settimana è stata bellissima, la ricorderò per sempre. Bello. Cioè, comunque, raga, prendete ragazze di ok che venivano a farci servizi, eccetera, però comunque eravamo ordinate. Cioè, è stato proprio che bello. Fatto, sistemato. Bello. Allora. Io mi bruciai tutta. Tengo ancora il video. Comunque sì, forse quello è stato l'anno più spensierato. Eravamo pure piccole, quindi alla fine ci sta. No, bello. Allora, detto ciò, vorrei sapere se siete solite festeggiare il carnevale e mascherarvi, sì. Cioè, raga, per me questa domanda è stata una pugnalata al cuore. Sì, noi festeggiamo il carnevale. Sì, non ne si fanno i carri comunque. Con i carri, sì. Cioè, sì, ci mascheriamo. Sì, in 18 anni di vita, raga, questo è stato l'unico carnevale. Mamma mia, che notizia. Allora, ci siamo preparate. Che ce siamo quest'anno a carnevale? Di cosa ci vestiamo? L'anno scorso tu di cosa ti vesti? Calciatrice. Ok, Luigi Bros. Allora, no, questa non è una domanda, però. No. Ci sono gli youtuber che seguite con piacere? Siete fantastiche. Seguite? Youtuber con piacere, tipo che si chiama stessi youtuber. Io penso The Lady. Ah, The Lady. Deborah. Melissa Tani. Melissa. Nicole Pallato quando fai Trial Roll. E poi? In comune. Ci piace vedere The Cluttering alla fine in comune. Mamma mia. Cosa mangi? Cosa ti mangi tu? Un altro biscotto. Ok. No, non c'è un cake. Oh, buona pure questa, è cioccolato bianco. Mamma mia. Giulia, siete troppo forte, grazie. Grazie, sorella. Cosa vi piace fare nel tempo libero? Shopping, vederci le serie TV insieme. Cosa abbiamo fatto? Avete gusti diversi anche per il colore dei vestiti, comunque vi adoro un sacco, grazie. Più che altro a volte i modelli. Io ho uno stile, per quanto non può sembrare, è molto più strambo rispetto a te. Sì. Più cioè, basic. Pure i colori mi piacciono, i colori sgargianti. Mi fluo. No. Allora, è bello vedere il vostro rapporto così speciale. C'è un modo per riuscirci? Allora, alla fine non c'è un segreto per riuscire, cioè alla fine, ragazzi, sono pure caratteri, perché è come in amicizia,
Cioè, alla fine è la stessa cosa. Sì. Boh, ma come fai? Cioè, alla fine comunque c'è un legame di sangue. Quindi alla fine... Al di là di tutto, pure se sbagli nei confronti dell'altra, comunque alla fine cerchi sempre di venirti incontro. Sì, 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 sì. Come fai? Cioè... È una cosa naturale, secondo me. Però secondo me sono pure i caratteri. Questa ah, beh, sì, perché se ti trovi, ti trovi. Però se la pensate in modo diverso e non vi trovate, non vi trovate. Allora, vi propongo una sfida. Questa l'abbiamo già detto e la faremo. Vi propongo una sfida dove una di voi mangia ciò che non piace all'altra, ma che... No, aspettate, mi sto confondendo il cervello. Vi propongo una sfida dove una di voi mangia ciò che non piace all'altra. No, ma... mangia ciò che piace all'altra, ma che non piace a chi deve mangiarla. Enigma. Aspetta, aspetta. Mangia ciò che piace all'altra. Ah, che a me non piace. Cioè, una cosa che ti piace e che a me non piace, però la devo mangiare. Giusto? No. Ehi, vabbè, tu vai proprio... forte. Io un po' più difficile. Io sai cosa ti cucinerei? Oddio, mi sto vedendo uno stornuto. Pasta, pollo dentro spezzettato con l'avocado. Mamma mia. E con un po' di albume per amalgamare. Madre, aiuto. Cosa pensate di una gravidanza in età giovane? Un bacio. No, raga, niente. No, cioè, nel senso che è sempre un figlio. È una gioia, quindi... Sì. Usiamo le mani. No, no, assolutamente. Può capitare a tutti, nessuno sa da famast. Quindi, sì, la penso anch'io così. Comunque, ah, mi ha mangiato un bel po'. Brava, sorellina. Sì, sì. No, poi sì, oggi pomeriggio. Sono buono. No, ma cosa tu devi mangiare? No. Comunque, due tre persone ci mangiano, ci fanno colazione. Pure di più. Pure di più. No, così sì. Vuoi fare uno... Ci mangiano, pure 4-5 persone ci mangiano. Ok raga, io che il fiatone perché sono dovuta scendere giù a consegnare i pacchi a GLS. Ok, io direi che siamo finiti, abbiamo assaggiato tutto, tutto buono. Spero vi sia piaciuto. Sì, immaginati salata, secondo me la farà. Salata spaccherà. Secondo me la farà. Speriamo. Quindi la prenderemo. Oddio il fiatone! Ok ragazzi, speriamo che comunque questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando... Mi raccomando, seguitemi su Instagram così potete farci tutte le domande che volete. Mi trovate come Giulia Mifit. Ciao!